Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella cucina di Longino. Oggi andiamo a realizzare insieme una ricetta con un uovo in camicia. Se ti dico novembre, cosa ti viene in mente, Rodri? A me mi viene in mente il tartufo, my friend. Bravissimo. Quindi è il momento giusto per mangiare il tartufo bianco in piena stagione. Andiamo a realizzare una fonduta con l'unico di Vallera, questo formaggio di origine piemontese, uovo in camicia, come vi dicevo, e appunto il tartufo. Per prima cosa andiamo a realizzare la fonduta. Andiamo a pulire un po' il formaggio e a grattarlo. Andiamo a realizzare una fonduta scaldando appena appena la panna, arriviamo intorno ai 60 gradi. Come quantità facciamo un peso di 1 a 1, quindi se facciamo 50 grammi di panna, 50 grammi di formaggio. Utilizziamo una grattugia molto fine, così il formaggio, quando andrà a contatto con la panna intorno ai 60-70 gradi, si scioglierà molto rapidamente. La panna è arrivata, ha raggiunto la sua temperatura. Ok, quindi la spostiamo dal fuoco e andiamo a incorporare all'interno il formaggio che abbiamo grattugiato con l'aiuto di una frusta. Come vedete, andrà a sciogliersi molto rapidamente e a crearsi appunto questa fonduta. Ok, la fonduta, come vedete, è pronta. La mettiamo per un secondo da parte. Nel frattempo l'acqua ha iniziato a prendere bollore e quindi, Rodri, andiamo ad aggiungere il nostro aceto. E adesso andiamo a realizzare il nostro uovo in camicia. Fondamentale utilizzare, come sempre, un uovo di qualità, in questo caso uova di montagna fa da padrona. Acqua sempre in movimento, che sobbolle, e andiamo a buttare dentro il nostro uovo. Manteniamo sempre l'acqua in leggera ebollizione per circa 2 minuti, 2 minuti e 20. Con l'aiuto di una schiumarola andiamo a pulire l'acqua dall'albume. Nel frattempo che il nostro uovo completa la cottura, ci prepariamo per impiattare. Scaldiamo leggermente la fonduta. Come vedete, la cottura è quasi ultimata, ancora una ventina di secondi. La nostra fonduta è calda e ha ripreso la consistenza desiderata e andiamo a posizionarla alla base del piatto. Il nostro uovo è pronto, lo facciamo asciugare su un panno carta e andiamo a posizionarlo al centro del nostro piatto. Sale Maldon, una grattata di pepe e ora andiamo a terminare col nostro tartufo bianco. Ed ecco a voi il nostro uovo in camicia, fonduta di Unico di Vallera e tartufo bianco d'Alba.